La famiglia Corleone ha fatto dei buoni affari qui in Nevada. È proprietaria o controlla due dei maggiori hotel a Las Vegas, uno a Reno. Le licenze sono retrodatate di due generazioni e quindi niente problemi con la commissione per i giochi d'azzardo. Ora mi si informa di un vostro piano già in atto per impossessarvi anche del Tropical. Mi dicono che entro una settimana butterete fuori Klingman. Come espansione non c'è male. Però vi ritroverete di fronte a un piccolo problema tecnico. La licenza rimane sempre a nome di Klingman. Turnbull troverà un rimedio. Beh, insomma, basta con i preamboli. Ho poco tempo e ne ho già sprecato abbastanza. Potete avere quella licenza. Il prezzo è $250,000, più un 5% al mese sugli incassi lordi dei vostri quattro hotel, Mr. Corleone. So che il prezzo di una licenza non arriva a $25,000, o mi sbaglio? Esatto. E perché dovrei pagare più di quello che costa? Perché ho deciso di spremervi. La gente come voi a me non piace. Non mi va di vedervi intrufolare nelle nostre città, coi capelli unti e con quegli orribili vestiti sgargianti, cercando di farvi passare per degli onesti cittadini americani. Sì, faccio qualche affare con voi, però vi dico in faccia che io disprezzo le vostre mascherate e l'arroganza delle vostre pose incivili, vostre e della vostra fottuta famiglia. Senatore, siamo due facce della stessa ipocrisia. Ma non le permetto di tirare in ballo la mia famiglia. Ok, ok. C'è gente che non sa rinunciare alla sua battuta. Reciti pure se vuole. Ma mi lasci dire che lei pagherà quello che ho chiesto perché è suo interesse pagare. Però aspetto la somma e la risposta entro domani mattina. E stia ben attento. Non cerchi contatti diretti con me. Mai più. D'ora in poi si rivolga a Turnbull. Aprite quella porta, prego. Senatore, può averla anche subito la risposta. La mia ultima offerta è niente. Neanche il prezzo della semplice licenza, che lei avrà la cortesia di versare personalmente. Buongiorno, signori. La mia adorazione per questi luoghi ci verrebbe tutte le settimane. Ah, no.